Se non è una guerra, poco ci manca. È quasi disarmante l'affermazione del dottor Salvatore Cauchi, gelese di nascita ma da anni ormai medico di base nella provincia di Treviso. È uno di quei medici in prima linea che da mesi ormai stanno facendo i conti con l'emergenza coronavirus. Sono proprio i medici di base, infatti, i primi filtri prima dell'eventuale ricovero e che tengono al meglio il polso della diffusione del contagio. Secondo il dottor Cauchi, qui da noi si sta sottovalutando eccessivamente la portata del problema, che al nord sta mietendo contagi e vittime. Io non ho vissuto la guerra civile o la guerra, però all'inizio la gente era dubbiosa perché magari non sapeva bene com'era la faccenda, però adesso si sta rendendo conto con le restrizioni che ci sono. Si vive sospesa, come se qualcosa di brutto, di grave dovesse arrivare, capisci? Da medico, che idea si è fatta lei di come la gente sta percependo Una questa cosa? situazione allora brutta dal punto di vista così infettivo, perché molti di quelli che si infettano, circa la metà, almeno quello che stiamo vedendo, poi si ammalano. Si ammalano e di quelli che si ammalano ricoverati, la metà finisce intubata, Molti pensano che sia solo una malattia degli anziani, che i giovani non è non vadano vero, incontro. no, adesso stiamo iniziando a intubare anche giovani 40 anni, 30 anni, perché se ti arriva a chiunque arriva una polmonite di questo tipo interstiziale, se uno se la fa, la becca, poi gli manca l'ossigeno nel sangue, deve essere per forza intubato e attaccato a una macchina che lo fa respirare, capisce? Perché se no muore se non ha la macchina. Quanti casi personalmente ha trattato lei? Beh, io dei miei pazienti ne ho due positivi, sì. E sono persone anziane, sono persone giovani? No, 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 beh, uno è un anzianotto di 75 anni, un altro un po' più giovane, a 52 Dottore, lei conosce bene Gela? In questo momento la piazza di Gela è piena di anziani che passeggiano anni. tranquillamente. Male, fanno male perché poi, ma non è che si infettano tra di loro e poi la portano a casa, la portano ai loro figli, nipoti. Poi c'è da dire che ognuno che si infetta poi infetta altri 10, capisce? Quindi non va bene, perché il virus, una volta che lo contrai, ci sta 15 giorni per uscire fuori, e in quei 15 giorni uno infetta il mondo. Che consiglio si sente di dare a chi sta vivendo Niente, questa situazione? di stare a casa, di fare le procedure igieniche assolute, lavarsi le mani, non venire a farsi trovare da nipoti, cugini, stare a casa da soli e evitare il più possibile i contatti tra persone, perché purtroppo ci si infetta e la si contrae prendendolo dagli altri, capisci? Quindi.